mago. È sparito lui. La prima magia sta comparendo. Buonasera, 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 buonasera. È che oggi è complicata la faccia. Max Barile è dietro la sua scenografia. Ecco, buonasera. Buonasera, grazie. Come stai, Carlo? Carlo, come state? Che bello vedervi, che bello vedervi. La G.E. Sì, sì, sì. Bella cose questa nostre, giacca, cose nostre, bella, ricordo. Mi piace, grazie, come, grazie. Sì. Lei. Mi piace questa giacca. Ma questa sera è scucita. Questa sera è scucita. Cos'è questa? È una gag, santo. Non c'è niente. È un numero di magia pure per sì, bella. Vedi, vedi, vedi. Bravo, bravo. Grazie, non me grazie, l'aspettavo. Grazie. Non un applauso tu? Per Carlo. No, è stato bello. Pure io lo so far con la camicia, vedi. No, non è quel senso, era un altro. Non l'ho capito. No, vai, vabbè, poi te lo spiego. Sì, sì, sembra che si sfili, capito? Che va, che va, che scappi, ah, che scappi un filo, capito? Ok, ora ho capito. Ma devo dare un dolore e un dispiacere a Carlo che si è addirittura prodigato nel fare questo piccolo gioco di magia. Perché io questa sera non sono qui per fare un gioco di magia. Non, ah, no. Non farò un numero di illusionismo come mio solito. Mi dispiace, loro. Vabbè. Possiamo piangere due minuti insieme. No, 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 ma sarà comunque interessante. Ah. Sarà comunque interessante perché ho deciso, approfittando della mia partecipazione a Pre-Show, questo bellissimo programma che si chiama Pre-Show, di proporre una televendita. Non no, piacere, no. Perché mo ne abbiamo mandato che... Anzi, ti volevamo chiedere. No, no, devo proprio potessi... farla, devo proprio fare una televendita. Ma non è far sparire. No, 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 voglio approfittare perché. Non mi ha serve. Sentito. Okay. No, ma è una cosa mia. Devo, ah, una cosa. Okay, allora, vi spiego. Allora, ho deciso di integrare. Perché sapete com'è? Noi artisti lavoriamo una sera qua, una sera là. Praticamente due sere all'anno. Facciamo un appello agli amici a casa, se quindi, avessero bisogno di un mago, di due cose. Sì, noi siamo, noi ci siamo. Sì. Comunioni, battesimi, vabbè, questa è la prima. Generali, divorzi, noi prendiamo tutto oramai. Sì. Contattateci su Facebook, su vabbè, siamo, no, non disponibili, siamo disponibili. Ma io ho deciso di integrare. Non come costiamo neanche tanto. Proponendo la vendita di questo fantastico attrezzo che sarà molto apprezzato. Possiamo dalle andare un po' più casalinghe. Avanti? Ci riusciamo? Sì, no, ma non troppo. Ma non ah, troppo. Ok, perfetto. Devo stare qui, devo stare deve qui. Stare aspetta, lì. Aspetta, aspetta. C'è un'altra cosa che mi serve, che devo fare. Oh, grazie. Oggi vediamo, vedi, questo è comparso fantastico per magia. Bene, di che cosa si tratta, signore e signori, ladies and gentlemen, madame et messieurs? Ta 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 ta, un fantastico tagliacarote. Ah, tagliacarote. E mocca la carota. Per i carotoni. Spiego. Sì. Spiego. La signora l'ha chiamata simpaticamente ghigliottina, ma non è proprio corretto. Vabbè, lei della provincia, non spiego, lo so. Spiego. Quante volte le signore a casa incorrono in incidenti mentre preparano, che so, l'insalata, è vero? Affettare le carote può causare danni alle dita, le è successo mai? Fortunatamente no. No, vediamo le mani. È accaduto? Ah, 10, sono 10. Non è accaduto? Accadrà. No. A meno, no, nel senso, a meno che non si consiglio, fornisca. Più l'insalata. Quante volte tagliando le cipolle lacrimano gli occhi, è vero? È vero, sì. Ecco, ecco. È successo? Ebbene, io sono venuto qui in soccorso delle signore per risolvere questo problema. Grazie a me e al mio stupendo strumento, questo non accadrà più, perché potrete tagliare le carote in sicurezza, affettare le cipolle in sicurezza, tutto in sicurezza. E adesso vi do una dimostrazione, come si fa nelle migliori televendite, okay, dobbiamo mostrare la validità dell'attrezzo. È giusto, è giusto. Dunque, osserviamo innanzitutto come è costruito, come è composto. Abbiamo una lama, che chiameremo lama L, e poi abbiamo un foro A e un foro B. Che chiameremo? Foro A. Foro, foro B. Mannaggia la miseria! Okay. Sono dei nomi dopodiché adeguati, sì, certe volte ci sono dopodiché nomi a persone che non c'entrano, invece questi sono. Si fa la spesa e io ho comprato giusto appunto delle carote, me le tenga un attimo. Sì, sì. Adesso vi mostrerò l'efficacia dell'attrezzo, ma prima lo scontrino vorrei sì, no, no. Che chiameremo S, ecco, lo scontrino. Certo, okay. Sì, per la tracciabilità. Ma che non chiamiamo la guardia di finanza, se no ce l'ho io la busta senza lo scontrino e la multa. Ah, attenzione perché qua
No, ma è proprio questo, è proprio da mago. Vorrei questo. Evitare di sporcarmi l'abito, perché... No, c'è ragione, però così sporchiamo tutto il resto. Allora, dire. Siccome vesto con una certa eleganza, vorrei evitare di sporcarmi l'abito e quindi mi rendo adatto alla cucina. Che c'è, signora? Oh, è bellissimo. Stavo apprezzando il physique. Facciamo poco agli spiritosi, perché io da sotto sono così, va bene? Oh, allora. Cioè quel boxerino là, azzurro. Ma proprio da sotto, basta. E adesso procediamo con la dimostrazione. Si, prego, ti prego, sì, ti prego, grazie, grazie. Si inserisce la carota A nel foro A. Fa ridere la carota A nel foro A? Non ho capito perché. Fa ridere la possiamo carota. Ripetere il gesto? Mi ricordo delle Step situazioni. Step number one. Si inserisce la carota A nel foro A. Dopodiché si inserisce la carota B nel foro B. Ah. Non sia mai ammettere la carota B nel foro A. Succede. No, è un dramma. Poi sì. È mai capitato di scambiare le carote, no? Una volta fatto questo, che succede? Ecco, si esercita una leva, quindi si con la lama che chiameremo la lama, L. E si dà un colpo secco che chiameremo CS. Colpo secco. Colpo. Uno, due e tre. S-M. Oh, e come vedete le carote restano irrimediabilmente tagliate. E non so se ci fatto caso, io ho chiamato S-M. Che sta per... Okay. Posso dire una cosa, bello, particolare. Cioè, la lama ha sputato le carote. La lama. Che è come l'animale. Però io gli voglio vado bene. Vado un attimo a fare la spesa. Pure io, ma l'hanno affidato. Lui me l'hanno affidato, i servizi sociali. Tu non lo sai. Io prendo le altre carote? Lui sta con la 108 qua. No, anzi, sì, servono. Dunque, dimenticavo di dire una cosa importante. Si può acquistare a rate, l'attrezzo costa euro, in regalo... Non avevo capito, quanto costa? 800, 700, 600 euro. Quanto c'hai addosso? 700, zero. In omaggio diamo un BMW con un'automobile. Allora, adesso, io però... Un bel regalo. Comunque, per quanto io adesso sia qui a proporre la vendita dello strumento, devo comunque dargli una utilità magica, perché alla fine è certo. il mio lavoro. Quindi vorrei coinvolgere una signora. Signora, venga lei che la vedo... Ce l'ho. La vede disposta. Bene. Non è che vuoi approfittare con quel cazzo delle dita con l'insalata. Venga, un applauso alla signora. Un applauso. Che in modo molto spintaneo si è profondo. Prego, signora? Grazie. Prego. Arrivederci, può andare. Signora, grazie. Guardi, prima di procedere, siccome non vorrei mai che si sporcasse, renderò anche lei adatta alla cucina. Ecco. Una sorta di Wonder Woman chef. Ecco qua. Beh, ora. Provi a convincere le signore all'acquisto. Può dire, donne, mamme, mogli, compratelo, l'attrezzo è buono. Allora, donne, mamme, comprate l'attrezzo. Vedi che brava. Conviene, è anche molto utile. E a un certo punto arrivò il principe sul cavallo. L'hai detto come se stessi raccontando, no. Beh, come finisce questa Hai presente quelli della Fiera del Levante che vendono i piatti? Che li sbatte, il piatto che non si rompe. Poi vai a casa e si rompe, la prima cosa che rompe. Uguale, è un attrezzo utile, molto conveniente. Si presta a molte molto applicazioni. Okay. Si presta a molte applicazioni. Lasciamo stare. Abbiamo il dimostratore, io do una mano. Ma io devo chiederle una mano, nel senso mi deve dare una mano, nel senso okay. Che proprio mi deve dare una mano. Venga qua, tenga. Tengo io. Grazie, prego. Scusate. Venga qua, grazie, venga qua. Vieni qua. Perché i più attenti, i più arguti, avranno notato la presenza del foro C. Perché ricordiamo, questo è il foro A, questo è il foro B. B e questo è il foro C, che è più grande come... Inside the end, in the hall. Yes, very well. Per questo dicevo, mi deve dare una mano. Allora, blocco proprio... onde evitare ripensamenti, perché non vorrei che la signora... Guardi signora, stiamo usando la destra, la tenga così, perché se dobbiamo fare il danno lo facciamo buono. Anche perché, come ha detto il dottor Lione prima, perderebbe peso. Tutto torna. Il cerchio. Tutto torna, anche il boomerang che ho lanciato ieri. Grazie, sei mancina? No. Perfetto. Se grazia, mancina. La mano è al, sto esagerando. Al suo, ferma così. Quindi adesso mi dia la carota. Mi dia la carota.
è questa la... quella è B, gliela carotata. Okay. Si vede, Nicola, prima. Si vede a occhio, Nicola. Come prima inseriamo la carota A nel foro A. Ora la carota B. La carota B. Sicuramente quella? Sì. Inseriamo la carota B nel foro B e adesso il prodigio che sta per accadere, ve lo spiego subito. Daremo un colpo secco. Signore e signori, taglieremo la mano e non le carote! Bello! No, non è vero! È la prima volta che assisto a un taglio della mano. No, confuso, non è vero, è il contrario. È tagliare, dovrebbe essere tagliare non è niente. Le carote. Peccato, ma rimani, mettiamo il piede che... sino, tranquillo. No. Dunque, io a questo punto mi rendo conto che magari la signora si sta un po' spaventando. No, la vorrei rassicurare. C'hai l'altra mano, che te ne frega. Non faccia come una signora che una sera se n'è scappata con tutto lo strumento al braccio. E io ho dovuto inseguirla per recuperare l'attrezzo. Bene. Naturalmente stiamo scherzando, certo. La voglio rassicurare, non accadrà nulla di pericoloso. Ho sbagliato questo gioco solo una volta, ma stasera è già la seconda volta che lo faccio. Che lo prova. Poiché non vorrei sporcare lo studio di Antenna Sud, perché mi dispiacerebbe, giusto come misura precauzionale, mettiamo questo. Scusate Carlo, ti avevo una cosa, non ti chiedo mai niente, una cosa ti avevo chiesto. Togli i pezzi che uno si brucia. Questo è della volta scorsa. Questo, dove va? Nell'umido quello? Cos'è? È umido ormai. Vabbè, va. No, sì, non ci pensiamo non ci più. Pensiamo non ci pensiamo più. Uno! Due! Aspetta, vuoi dire qualcosa? Grazie. Vuoi salutare Carlo? Saluto tutti quanti. Saluto. Ecco, no, fallo con quella. Due per un quarto. Usa l'ultima vado, volta. Uno, due, già due, come passa il tempo? Uno, due, tre! Ah! Attenzione, le carote sono a pezzi, la mano è a posto! Un applauso! Madonna, grazie! Grazie, è stata simpaticissima, grazie! Allora, la cosa bella è fare così, ciao, grazie! La mano! Complimenti, grazie, belle mani. Grazie, grazie, che bel momento è stato questo. Grazie a voi per la collaborazione. Ma soprattutto grazie a te per aver portato le carote in studio. Se a qualcuno dovessero servire carote. Noi vediamo anche carote. No, è rimasta la D. Beh. No, si vede là. No, è finito. Beh, io me ne vado. Sì. Arrivederci. Grazie, Mago. Ciao. Max Barile. È rimasta una mezza carota. Sì. C'è ancora una carota. Oh.